Benvenuti al podcast del Giunco.net, il racconto della giornata. Io sono Daniele Reali e questa è l'edizione di lunedì 4 aprile 2022. La cronaca: ripuliscono il bosco e trovano hashish e cocaina. Era il nascondiglio degli spacciatori. È successo 3 giorni fa a Giuncarico, nel comune di Gavorrano. A trovare la droga un gruppo di cittadini che stava ripulendo un'area vicino al paese dove recentemente i carabinieri avevano smantellato un bivacco utilizzato come piazza di spaccio nei mesi passati. Una volta ritrovata la droga, i cittadini hanno chiamato i militari dell'arma che hanno sequestrato le sostanze stupefacenti. Secondo le prime stime, il valore sul mercato poteva essere di circa 1000 euro. Il bivacco di Giuncarico era stato segnalato anche dal nostro giornale, che qualche mese fa aveva pubblicato il video girato con un drone mentre sorvolava la piazza di spaccio. Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 1640 su 11.000 tamponi, con un tasso dei nuovi positivi del 14,8%. Purtroppo si registrano nella nostra regione 22 nuove vittime del virus. Secondo i dati della Toscana, in provincia di Grosseto sono stati registrati oggi 152 nuovi casi. Intanto migliora la situazione dei ricoveri all'ospedale Misericordia. Resta chiusa per il terzo giorno consecutivo la terapia intensiva. Arrivederci a domani e buona giornata.